Il comitato sta portando avanti un'altra battaglia di carattere politico, naturalmente. La casa, la disponibilità di un detto è stata sempre una delle esigenze fondamentali dell'esistenza dell'uomo. Una volta l'uomo si riparava nelle caverne, poi nelle palafitte, nelle capanne. Oggi negli stati moderni il diritto alla casa è un diritto costituzionale, cioè la società, lo Stato che deve garantire a tutti i nuclei familiari la disponibilità di una casa. Ma in Italia circa il 30% non ha ancora questa disponibilità. Allora il Comitato ha detto: se una famiglia viene abbattuta da questo Stato attraverso la Procura della Repubblica, ma fosse anche attraverso il sindaco, l'amministrazione comunale, deve pretendere da questo Stato, attraverso il comune che è il potere sul territorio, la disponibilità di un'altra casa. E bene ha fatto la famiglia Lacerra, disumanamente abbattuta, a insediarsi sul comune del municipio di Forio e a rivendicare una casa. E bene fa a dire: non ce ne andiamo di qua se non ci date la casa alternativa. E tutte le famiglie abbattute hanno il diritto di pretendere dallo Stato abbattitore la disponibilità di una casa per poter vivere dignitosamente la propria esistenza. Io colgo l'occasione a nome del Comitato per il diritto alla casa e a nome, penso di interpretare il sentimento di tutti quanti voi, mandare un saluto, un atto di solidarietà alla famiglia Lacerra che sta ancora sul municipio di Forio e aspetta la casa. Una casa che non è stata ancora messa loro a disposizione e che noi ci auguriamo avvenga al